La rivoluzione a Marina Piccola sarà anche di tipo economico, perché praticamente in riva al mare potranno sorgere meglio delle attività commerciali, dei negozi anche. Vice Sindaco Sì, Angius. tra le tante novità c'è anche questa, sulle banchine di Marina Piccola, che oggi non possono ospitarle per una questione di tecnica urbanistica, potranno aver spazio dei piccoli locali destinati a dei negozietti che possono servire per i prodotti legati alla nautica, come noleggio per attrezzature per la nautica, per bagni, per spogliatoi, quindi piccoli locali che lungo le banchine, a ridosso della collina, possono consentire di fruire meglio del porto. Potranno essere anche locali, negozi, meglio food, dove poter mangiare Sì, qualcosa? Quindi si può pensare anche a questo tipo di utilizzo, non è assolutamente vietato. chioschi e ristorantini praticamente lì, vista mare. Sì, diciamo, sono piccoli spazi, perché magari ci sarà un punto ristoro aggiuntivo e anche di dimensioni contenute. Diciamo, i locali destinati alla ristorazione esistono già, quelli vanno riqualificati e ripensati, quindi non saranno attività concorrenziali, ma saranno attività accessorie rispetto a quelle esistenti. Lì avete già calcolato lo spazio, ovviamente, alla grossa anche quanti negozietti potrebbero sorgere. Allora, sulle banchine ci sono tre volumi destinati a questi usi polifunzionali, quindi potrebbe essere che sia un negozietto, magari un negozio magari per i costumi, un negozio legato magari a del noleggio e poi magari uno servizi come dei bagni, per esempio. E poi, Vice Sindaco Andus, in conclusione, c'è anche questo progetto che vede una Cagliari sempre più pedonale a ridosso delle aree di pregio, vale a dire l'ultimo tratto della passeggiata sarà pedonale, poi la maxi piazza e poi là è già tutto pedonale, si potrà sciamare, si potrà andare a mangiare anche qualcosa. Esatto, sicuramente sì. Stiamo cercando di fare non solo a Marina Piccola, ma in tutta la città, spostare le strade e i parcheggi dagli spazi più pregiati. Quindi anche in questo caso la strada di accesso a Marina Piccola passa a ridosso della collina, si libera la parte più vicina al mare che diventerà una passeggiata, si realizzerà una nuova piazza, quindi lasciamo gli spazi di pregio per la pedonalità, per gli usi migliori. E però ci saranno anche più parcheggi garantiti. Sì, più parcheggi perché si recupera tutto uno spazio che oggi è utilizzato in maniera discontinua per grandi eventi, quando ci saranno, però di giorno uno spazio sulla collina, diciamo, che ospiterà 175 parcheggi aggiuntivi rispetto a quelli attuali, quindi anche se si perderà qualcosa per la risistemazione di questi nuovi volumi, il margine è sicuramente positivo di parcheggi in più. Quindi 313 quelli del parcheggione sterrato più 75, 175. quindi ci saranno in futuro 606 parcheggi, più i parcheggi diciamo, dei sodalizi che saranno intorno al centro velico, quindi saranno un'altra quarantina, insomma, andiamo a circa 650 parcheggi in tutto.